Ciao a tutti, nel video focus di oggi voglio presentarvi l'ultima collection che abbiamo creato sul nostro sito. È una collection dedicata alla realizzazione di collane choker. Si chiamano tecnicamente choker, appunto, è lo stile della collana. Si tratta effettivamente dei collarini, quindi di questa tipologia di collana che è stretta al collo e che solitamente è realizzata con un cordoncino piatto. È un accessorio che sta tornando molto di tendenza, molto di moda negli ultimi mesi e per cui abbiamo dedicato una collection sul nostro sito per permettervi di reperire in maniera più facile, gli elementi essenziali per creare questa tipologia di bijou. All'interno della collection troverete in particolar modo due tipologie di cordoncino piatto da 5 o 6 mm. E sono nello specifico, questo è un cordoncino sintetico cerato, intrecciato come potete vedere, e questo è un cordoncino di finta pelle, di pelle sintetica quindi. Nel catalogo di Hobby Perline poi ovviamente potreste reperire tanti altri cordoncini piatti, tra cui ad esempio la Leather Collection. All'interno della Leather Collection troverete cordoncini in cuoio, in vero cuoio, disponibili in tantissime colorazioni, sempre dello spessore di 5 mm. Non abbiamo inserito quella tipologia di cordoncini all'interno di questa collection perché diciamo questo qui sintetico è sicuramente più idoneo rispetto alla leather, infatti rimane molto molto più morbido e quindi sicuramente più facile da indossare, più comodo da indossare al collo. Oltre alla questione della vestibilità, c'è da dire che questa tipologia di cordoncini rispetto al cordoncino della Leather Collection sono anche più economici, quindi c'è anche una convenienza economica nell'acquisto di questo tipo di prodotto. Tutti i cordoncini, gran parte dei cordoncini sul sito Hobby Perline sono prodotti a metraggio, compresi questi due e compresa anche tutta la linea della Leather Collection. Però, mentre la confezione minima d'acquisto della Leather Collection è 20 cm, in questo caso troverete una confezione minima di 1 m e di 2 m. Quindi assolutamente una differenza anche a livello economico c'è. Andiamo ora a vedere la parte più bella, diciamo, più brillante di questa collection. Si tratta delle perline con passante. Anche in questo caso, a voler creare un bijou con uno stile diverso, magari più sbarazzino, più casual, troverete disponibili altre perline, tra cui sempre tutte quelle della Leather Collection che hanno un passante da 5 mm. Ma nella collection dedicata ai choker abbiamo inserito quelle che secondo noi sono appunto le perline più idonee per la tendenza del momento, quindi per questo stile di choker. Sono perline della linea Metal CZ, quindi sono tempestate di cubic zirconia tutte quante e sono sul retro sono dotate di un passante. Per cui per realizzare il vostro choker non dovrete far altro che andare ad inserire il cordoncino all'interno del passante della perlina e poi andare a completare. Come potete vedere, tutte queste perline hanno un aggancio per il mezzo foro. Andiamo a vederle ora nello specifico. Come potete vedere, questa tipologia di perlina qua, questi 6 design, sono tutti e 6 dotati di un piccolo gancio per una perla mezzo foro sul fondo. Potrete agganciare al fondo della perlina Metal CZ, una perlina mezzo foro. Potrebbe essere quindi una perlina a forma di briolette mezzo foro oppure una perla tonda sempre mezzo foro. In questi 6 design, dicevamo, troverete il perno per la perla mezzo foro agganciato sul fondo. In alternativa, questo design invece ha un perno mezzo foro posizionato proprio al centro della perlina, per cui potrete incollare una perla mezzo foro al centro della perlina con passante. Quindi, come avete potuto vedere, realizzare questa tipologia di bijou è davvero semplicissimo, è davvero una cosa che si fa in pochissimi minuti.
Una volta incollata la perla mezzo foro alla perlina con il passante, non dovrete far altro che tagliare a misura il cordoncino, andare ad agganciare due terminali e una chiusura con un'estensione. E in pochissimi minuti avrete realizzato questo gioiello che appunto segue la moda del momento. All'interno del sito o anche nel nostro canale YouTube potrete anche trovare un tutorial in cui Elisabetta vi mostra quanto sia facile realizzare questa tipologia di bijou. Lo stesso tutorial e altri progetti, altre ispirazioni per la vostra collana choker li troverete proprio all'interno della collection che abbiamo creato, dove ovviamente troverete tutti i prodotti che vi ho appena mostrato. Quindi all'interno del sito hobbyperline.com, sotto la macro categoria Collection, nella Chokers Collection. Ciao, a presto!